come sua sorella si vede. Ehi, perché c'aveva più carattere, se era capito dall'inizio, E ce la vedi, non ti morde, però cerca. Che si difende perché è spaventato. Però vedi com'è. Però sa che è in trappola. Questo lo dobbiamo prendere a... Vuoi quanto? Non ho credo ti morderà. Però se sei più sicuro ti guardo. No, ti morde. Lo vuoi quanto? Ti morde perché ha tentato di mordermi. Però però vedi, lo ora come ce lo tocco, ma però è differente. Se lo prendiamo, che succede? Il bello è questo qua quando cresce. Sì, è bellissimo. Questo non è uno facile, sai? Piero di zecchi. Adesso si vede l'antiprassidale come la sorella. Che c'è? È vero, hai ragione perfettamente, se gli fai così. Quanto culo c'è da vedere? Questo qui sono zecchi. Lui penserà allora, non sono cattivi. È cambiato, guarda com'è cambiato. Dagli te. Adesso ha scoperto per la prima volta il contatto con l'umano. Là, guardalo. Patato, come abbiamo detto che lo chiamiamo? Ciao. Questi sono i primi momenti di contatto, che per lui è una cosa assolutamente nuova e che dovrà scoprire piano piano, e che sta già scoprendo, perché lui si aspettava che noi fossimo delle persone molto, delle cose molto temibili, dei mostri temibili, e invece sta capendo che in fondo ora, le carezze non sono così male. Avrà l'incontro con la sorellina. E adesso andiamo a portare la sorella, perché oggi quando piangeva, secondo me chiamava la sorella, sì, che stava lì per aspettare sua sorella. Sei una meraviglia, comunque l'abbiamo visto dalla cabbia tappo e possiamo confermare che è una vera meraviglia questo cane. Lei dice, io già conosco un mio. Guarda quanto è contenta lei. Sì. Ecco, ci mancavano i fuochi d'artificio. Questi da Urianovesi, ecco, e ora si spaventa. Eccola, questa è la più bella. E a lei sta facendo effetto l'antipulci, adesso lo mettiamo subito anche lui. Antipulci e vermifugo. Beh, io penso che una copertina di pelo ce l'hanno proprio mai avuta. Yuri, levati di là. Sono uguali, ma lui è grande e lei è piccola. Guarda. Ma saranno fratelli. Senti, lui, hai visto come c'ha la coscetta? Sì. Manca proprio completamente il pelo. Ma quella è sicuramente una cosa legata alle grandissime pulci che è. Sì, una dermatite da pulci. Ma dimmi dei fuochi d'artificio. Andiamo. Si sono stati poco tempo separati. Lei non se l'aspettava di vedere il fratellino qui, Senti, antiparassitario e vermifugo anche a lui, andiamo a nanna? Sì.
ma sono, guarda, a vederli vicino sono identici, solo che lui è grande e lei è piccola.